The Jets Café contro i Knusa, penultima giornata, seconda fase Champions Cup. Over 40, si affrontano due squadre clamorosamente in crisi, ma l'Icnusa, va detto, è già matematicamente qualificata per la fase finale, rosso-blu non ancora, allora partono meglio proprio loro. Avete visto poc'anzi l'Eurogol di Giuseppe Melis, poi Michele Littera ed è subito 2-0, grande partenza da parte della squadra di Marco Farris. L'Icnusa prova a reagire, a guidarla, sono i soliti noti, Riccardo Mingoia prima, Fabrizio Mingoia dopo. Qui tra l'altro Michele Littera rischia grosso, rischia quasi di regalare un calcio di rigore alla formazione ospite. A riposo The Jets Café 2, Icnusa Team 0. Con le immagini possiamo passare al secondo tempo. L'Icnusa parte bella pimpante e si rende subito pericolosa col neo innesto Stefano Sellegri. Quindi da quest'altra parte Farci, punta Sanna, poi da dietro per Francesco Melis, ancora Farci per il gol del 3-0 che di fatto chiude definitivamente la partita. E a riprova di ciò subito dopo arriva il gol del poker, un super gol, quello di Francesco Melis in cost to cost. La retroguardia dell'Icnusa rimane a guardare, anche l'estremo difensore Alessandro Franceschini infatti sembra prendersela con i compagni. Sellegri qui da fuori, pallone di poco alto sopra la traversa. Quello che va detto dell'Icnusa comunque che non si arrende, corona qui vicinissimo al gol col mancino dal limite dell'area di rigore, numero 5 della squadra ospite, protagonista anche in questa circostanza perché la sua conclusione mancina incocia contro il braccio di Fontana e per il direttore di gara Cristiano Lias è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Riccardo Mingoia che spiazza l'estremo difensore avversario. Fabrizio Mingoia ci prova da fuori, bravissimo Matta, la sua sinistra a volare in calcio d'angolo, poi ancora il numero 4 con una perla con l'esterno destro riduce le distanze. Finirà così al campo del seminario, The Jets batte Icnusa Team 4-2 ed è matematicamente qualificata per i quarti di finale.